Né vinti e né vincitori a Lorenzo Casini tra lo Sporting Club Trestina e l'Avezzano Calcio in una gara non bella ma molto nervosa con 10 ammoniti e 4 espulsi compresi i 2 tecnici. Ha diretto la gara la signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. I signori Sensi di Arezzo e Castro di Livorno sono stati i suoi assistenti. Pronti e via. Uno sguardo agli schieramenti, 4-4-2 per il Trestina, 4-3-3 per l'Avezzano. Avezzano in avanti al 16esimo, Deramo al centro per il gran colpo di testa di Tabacco con Vadi che para a terra. Avezzano più propositivo in questo scorcio di gara, che con i velocissimi Padovani e Bittaie mettono a dura prova la retroguardia bianconera, tant'è che alla mezz'ora fallo di Iozia su Di Genova, già ammonito il doppio giallo e doccia anticipata per il numero 5 di casa. È partita in salita per i ragazzi di Zampagna, partita che si incattivisce e 2 minuti dopo fallo di Sassarini su Ceccagnoli e costa il giallo anche al mediano ospite, con la speranza che la signora Ferrieri Caputi riesca a mantenere in pugno la gara. Ancora un altro ammonito al 35esimo, questa volta è Morvidoni per fallo su Bittaie. Stessa sorte per Persia per fallo a centrocampo. Finisce il primo tempo sul parziale di 0-0, con poco calcio ma con molti ammoniti ed un espulso. E alla fine saranno 10 ammoniti e 4 espulsi. Per motivi tecnici non abbiamo le immagini della ripresa, una ripresa più giocata a calcio, meno nervosa, con 2 occasioni per parte, da parte del Trestina di Morvidoni in 2 circostanze e per l'Avezzano la gran parata del portiere su un tiro di Genova. È tutto. Santo della Veto allinea lo studio.